continuano le celebrazioni della Mirabello Week nella mediterranea città turistica di Medici. La festività annuale si tiene in onore del capo di stato di Medici, il generale Sebastiano Mirabello. Questa è pura follia! Ecco. Ah, esplosione evitata. La presa del generale su Medici è salda, nonostante le numerose ma mai comprobate segnalazioni di violazione dei diritti umani. Pare che alcuni dissidenti siano costretti a lavorare nelle miniere del misterioso Babaio, mentre altri sono semplicemente svaniti. Nessuno dovrebbe possedere il potere del Babaio. Prego, figliolo! Nessun disturbo! Bruciatela! Passiamo ora alla diretta della conferenza stampa del generale Mirabello. Posso stare fermo a guardare mentre questi... Che mucchio di letame! Credi a questo tizio, Rico? Tempo stimato all'arrivo, 4 minuti. Buongiorno, splendore. Sveglia, Rico! Inizia lo show. Sheldon... Dov'è la roba seria? Se lo sapessi, che diavolo, potrebbe anche non essercene. Ma è per i ribelli? O per Mirabello? Uno o gli altri, è difficile tenerne traccia. Non è cambiato niente da Panao. Non possiamo farci nulla. Vedi, Sebastiano Mirabello è seduto su tonnellate di Bavarium, il che lo rende il migliore amico dell'agenzia. Sheldon, questa era casa mia. Beh... Goditi il comitato di benvenuto, allora. E non dimenticare la pistola. Quindi incontrerai il tuo amico. Mario, ci conosciamo da tanto. Bene, bene. Siamo quasi arrivati. Questo andrà bene. E ora... Ragazzo, cosa pensi di fare? Qualcosa di sottile. Ci siamo! Augurami buona fortuna! Perché? Non ti è mai servita! Porca zozza! È un cazzo di tiro al bersaglio laggiù! Poca volontà! Presto!
Sono io! Mario! Oh, amico, un aiuto mi farebbe comodo! Vieni quassù e dammi una mano! Arrampicati in fretta! La milizia è qui! Eliminala! Ehi, voi della milizia non vi aspettavate il fottutissimo Rico Rodriguez, vero? Rico! Da quanto tempo! Anni! Sei arrivato al momento giusto! La milizia di Diravello mi avrebbe sicuramente ucciso se... Bel lavoro, Mario. Hai imparato qualcosa mentre non c'ero. Già, anche tu non sei male. Ma continui a non coprirti, devi sempre coprirti, perché... Questa è pura follia! Sai, ti ho visto arrivare in aereo. E poi hai fatto zumpa! Zumpa! È stato incredibile! No. Sono... felice che tu sia qui. Ma anch'io lo sono, Mario. I ribelli sono nei guai. Dobbiamo andare. Ehi, Mario. Guido io. Mario, Mario, dove sei? Siamo inchiodati! Stiamo arrivando! Dacci dentro, Rico! Ora sei un ribelle! Beh, sai come funziona. Una cosa tira l'altra e alla fine... Bang! Mario Frigo è armato e non ha paura di affrontare Diravello. Posto di blocco. Non fermarti, Rico. Non male, Rico. La sua milizia si è impadronita di tutte le città, trasformando le stazioni di polizia in fortezze. Dovevo iniziare a combattere. Vedrai, Rico. Medici, è cambiata molto. Sarebbe utile, ma non si muove. Scommetto che il cannone funziona ancora. Genio, ti bacerei. Forza, faccia.
È bloccata alla fattoria. Disastro imminente. La fattoria è compromessa e presto verrà invasa. Richiedo assistenza. Rico, vuoi andarci tu? Devi proteggerla. Ci vediamo lì. Nessun problema, Mario. Usa questo elicottero, fratello. Passata agli annali. Ci segnalano alcune influenti azioni antigovernative, ma le nostre truppe sono già in marcia per distruggere l'ultima sacca di resistenza. Viva Medici!
Cioè, io ce l'ho fatta e tu mi hai aiutato. Ma siamo una bella squadra, eh? Rigo e quell'altro. Proprio come in un film d'azione. Wow, sono bellissimo. Ah, eccoti. Dima Ali Umar al-Nasri. Il radio non è rotto. Scafoide, tutto a posto? Ah, questo rampino è datato. Antiquato, bisogna aggiornarlo. Passa a trovarmi quando puoi. Oh, quando vuoi. Ma è meglio appena puoi, se vuoi. Dima, anch'io sono contento di vederti. Oh, ciao. Il tuo rampino è ormai vecchio. Vieni da me per un aggiornamento. La situazione è pericolosa. C'è una rivolta a medici. Seguimi. Ti mostro qualcosa di completamente avulso dalla clonazione. Dai! È un modello migliorato. Possiamo iniziare subito a provarlo. Hai ancora il paracadute? Sì. Bene, siamo riusciti a ridurre il catastrofico tasso di fallimenti. Siamo stati cauti, privilegiando la sicurezza, non come... Dima. Ti ricordi in Guatemala? Non sono fatta per il lavoro sul campo, ma tu mi hai salvata. Dopo il Guatemala ho cominciato a studiare il Bavarium, che c'è solo medici. È curioso. Oltre ad avere proprietà magnetiche, può essere raffinato e diventare un potente esplosivo o una fonte di carburante quasi illimitata. Ma Rico, il Bavarium è nelle mani sbagliate. Noi cambieremo le cose. So di poter contare su Mario, Dima. Che mi dici di te? Ho commesso molti errori, Rico. Il perdono si ottiene con i fatti, Dima. Sì, ma io... Basta scuse. Ti aiuterò. Ci vediamo all'avamposto Guardia Alfa. Aiutami a testare il nuovo equipaggiamento. No! Lancia il rampino e mentre riavvolgi, apri il paracadute. Oh, bene. Ora raggiungimi a Guardia Alfa. Fermo! Ecco. Ah, esplosione evitata. Esplosione? Ah, la sicurezza prima di tutto. Ah, tu stai bene? Sì, spostati. Va bene. Sarò a disposizione per ogni problema di progettazione. Ma cosa? Non hai paura di volare, vero? Pff. Ah, no. Un agente acrofobico. Sarebbe assurdo. Oh, questi sono ribelli. Salute. 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 Cosa mi hai fatto? Ah, è il progresso che avanza. Abbiamo potenziato il tuo rampino. Oh. Ci sono meno probabilità che ti strappigliarti. Ora puoi collegare due oggetti e tirare. Il tuo amico Mario voleva chiamarlo Elastico 03, ma io lo trovo un nome un po' banale. Guardia Alfa sembra un buon posto da cui iniziare. Forse potrei iniziare con quel cancello? Sì, ti permetterà di accedere all'avamposto. Ho notato che i ribelli non sono il massimo a scavalcare le cancellate. Dieta povera, credo. So che ve la siete passata male.
Ma adesso cambierà tutto. Perché con questo dispositivo potrò distruggere l'avamposto anche senza armi. Funzionato! Sto entrando!
funzionato! Sto entrando!